rispetto al giorno 16 e 17 dicembre al Teatro Palapartenope di Napoli con Io Torno. Siamo ritornati e non vedo l'ora di abbracciarvi. Ciao a tutti. Ma se soltanto poi tu fai così, io torno, ritorno qua. Io che ti amo, te lo dico in faccia, se nei tuoi occhi resta una mia traccia, un tuo sorriso mi sconvolge dentro, come una lama che trafigge al cielo. Eccoci, buonasera amici e amiche di Radio Latte e Miele Italia, ben ritrovati, buon venerdì 10 dicembre da Paolo Fusco in primo piano, da tutta la nostra redazione, un'altra puntata, a me sempre il compito, l'onere e l'onore di chiudere questa bella settimana piena cominciata, aria natalizia un po' dappertutto e quindi il saluto vi giunge dalla nostra redazione, dal nostro editore, da Vincenzo Pardo al di là del vetro che curerà anche stasera la regia di In Primo Piano, da dovunque ci stiate guardando, dalla nostra app, dal canale 699, se siete in macchina nelle varie province napoletane in DAB, ben ritrovati ancora una volta. Cominciamo subito perché il mio ospite è già arrivato, abbiamo una bella puntata di quelle toste, come amo dire, attualità, sorrisi e tante belle storie che racconteremo qui su Latte e Miele Italia. Non posso non cominciare, magari Vincenzo mi comincia già a mettere il numero WhatsApp perché potete interagire con noi, vocali, diretta, anche se avete un messaggino con gli ospiti per salutare, mandateci tutto quello che volete e vi leggo in diretta assolutamente, eccolo sopra me. C'è anche Babbo Natale stasera con me perché ovviamente dall'8 dicembre siamo tutti in clima natalizio. Io voglio subito cominciare, prima di accogliere il mio ospite che tra un po' sarà seduto qui accanto a me, con un pezzo grande che abbiamo perso proprio in queste ore. Lina Wertmüller, una grande maestra di vita, una regista unica che ha amato Napoli, tra le altre cose, come non mai. In una delle sue famosissime citazioni ha detto: Napoli è più che una città, una perla antica. Noi di Latte e Miele Italia vogliamo ricordarla così, guardate. Prima cosa, ci dovrebbe essere un'oscarina, cioè perché c'è un Oscar maschio? Ci dovrebbe essere anche un Oscar femmina. Lo dico, parlo proprio come istituzione, perché questo già di per sé è maschilista. Oh no? No, io devo tradurre. So I'm your translator, Lina. So you said you shut up, Isabella. Because I'm wearing a purple dress that Lina doesn't approve. Because the viola brings bad luck, and so we do the horns to change the fate. Io ringrazio tutti. Lina wants to thank everybody. Ringrazio Sofia prima di tutto. Perché first of all, Sofia, our numero uno. E dedico questo Oscar. And Lina wants to dedicate the Oscar. Che si dovrebbe chiamare con un nome femminile per essere. Because, but she would like to change the name Oscar to a feminine name. È una cosa gravissima che si chiami Oscar, si dovrebbe chiamare Anna. So. She would like to call it Anna rather than Oscar. Comunque, pazienza, pazienza.
Io lo dedico. Meravigliosa. Lina Wertmüller, vi ricordo davvero, applaude anche Samuele Ciambriello che è qui accanto a me. Ciao prof, benvenuto. Grazie a te per l'invito, grazie al latte e miele, grazie. Grazie davvero di essere qui, ti ho cercato, ti ho voluto tra i mille impegni, sono riuscito a rubarti stasera un po' di tempo, perché abbiamo da dire tante belle cose. Tu sai che io amo definirti il prof del mio cuore per tutto quello che fai da decenni, da tifoso, da garante, da scrittore, da insegnante, insomma, sei un pezzo grande di Napoli e napoletanità. Pensato a questi artisti, dico, Susanna Tammaro ha detto va dove ti porta il cuore. Ecco, io cerco di mettere il cuore in tutte le cose che faccio. E ci sei sempre riuscito alla grande, sono di parte nettamente. Queste cuffie le hai scelte tu. Ti piacciono? No, perché in Italia di rosso ci sono rimasto io, Campari, e le cuffie di latte e miele. Cominciamo col sorriso, ovviamente, prima di andare. Voglio farti subito una sorpresa, perché abbiamo due minuti di una persona che sicuramente conosci. Io la presento, mentre la regia chiedo di chiamarla, la presenta con una bellissima iniziativa che ha fatto, che ha illuminato davvero tutte le strade di questa città. Ci ha resa l'aria molto più frizzante. Tra un po' sentiremo di chi stiamo parlando. Nel frattempo guardate un po' le luci come illuminano Partenope. Erano le meravigliose immagini che ormai hanno girato un po' da diverse settimane come spot. Illuminiamo Napoli 2021, prof, bellissime, un'aria frizzante, un'aria nuova. Diciamo così, dopo 10 anni di nebbie e di buio, meglio accendere una luce, e il presidente Ciro Fiola è riuscito in questo miracolo. E ce l'ho a telefono, guarda che sorpresa che ti ho fatto. Presidente, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. C'è Samuele Ciambriello qui, le ho fatto una sorpresa, presidente. Aspita, che bella sorpresa. Presidente, la mia premessa, ho detto, dopo 10 anni in questa città di nebbia e di buio, il presidente Fiola ha acceso le luci. Aggiungo, in 10 anni chiaroscuri, Vomero e Piazza Plebiscito, tu hai illuminato l'intera città, presidente. Questo ti fa onore. Onore a lei, noi ci eravamo già sentiti prima che partisse questa iniziativa, ricorda, lei i 140 chilometri quest'anno che raddoppieranno l'anno prossimo, e poi soprattutto io sono di parte, è partita finalmente nonostante la pioggia questa meravigliosa rappresentazione del videomapping, no, a Piazza Carlo III, e quindi bellissimo, da ieri sera, uno bellissimo spettacolo meraviglioso, presidente, ha fatto davvero tanto, quali sono state le sue emozioni?
Allora, la mia emozione a vedere Palazzo Fuga, qualcuno diceva non chiamatelo Palazzo Fuga ma Albergo dei Poveri, ecco. La sua vera origine. Bravo. E io l'ho visto illuminato, ma ho visto anche quella grande proiezione, veramente i ragazzi che l'hanno realizzati sono stati di una bravura unica. E sono convinto che gli altri 20 eventi, perché ci saranno altri 20 eventi, fine domenica sera ci sarà a Piazza Carlo III e quindi esatto. L'Albergo dei Poveri. Poi successivamente ci sarà su Maschiangioino e poi successivamente ancora sul Castel dell'Ovo. Insomma, hanno fatto tre location meravigliose. Tre location molto importanti, io spero... correggo su una cosa che è stata detta: non c'erano stati solo 10 anni di buio, 10 anni di grande buio, ecco. 10 anni di grande buio, ma precedentemente un semibuio, un buio un po' più chiaro, va. Esatto, no. Ma gli anni di buio, Samuele, erano molto di più. Bravo. Detto questo, no, presidente Ciro, ti voglio dire pure una cosa, lo dico da giornalista, da docente di teoria e tecnica della comunicazione. Ho visto sui social che a Napoli a un certo punto siamo passati dall'essere tutti virologi, ecco, scienziati, ad essere tutti arredatori, tutti a dirci qua non va bene, se si spostava, questo che cos'è, questo equivoco. Ora io dico a te una sola cosa: nella vita meglio fare invidia che pietà. Bene, bene. Sicuramente, sicuramente. Io, come dire, le cose scritte e fatte non si possono cancellare. Ecco. Io ti posso garantire che da quando ero bambino ho sempre sentito parlare e visto di luminarie. Cioè, le luci d'artista è un'invenzione, non sono mai esistite. Né a Torino, né come in Campania, né come in altri posti. Ti posso anche dire di più, che l'unico ente pubblico ad aver fatto un bando per le luci di artista è stata la Camera di Commercio di Napoli. Due anni fa ha fatto un bando, un concorso d'idea dirette agli architetti. Ci sono arrivate 10 risposte. Noi nel bando di concorso che abbiamo messo a bando 10.000 euro di premio, abbiamo detto come vedresti, ci dovevano far immaginare come avrebbero visto Napoli illuminata. Ci sono arrivate 9 proposte di una sola strada e una di 6 strade. Ebbene, quella di 6 strade sarebbe costata 1,5 milioni di euro. Quindi abbiamo dovuto chiudere il libro e non approvare nemmeno, perché nessuno si era tenuto al bando. Poi io voglio dire un'altra cosa, se tu sei d'accordo. Tu sei il presidente che aggrega appunto la Camera di Commercio delle imprese. Non è che dirigi un museo di arte moderna. Non è che dirigi un museo di architettura moderna. Voglio dire, a ognuno la sua vocazione, la sua, a ognuno la sua competenza. Samuele, sto passando per Piazza Grande, è bellissima. Bravo. Presidente, lei a Roma è un insieme, è un insieme di cose che abbiamo fatto. Lei noi abbiamo creato entusiasmo, questo è quello che avrebbero dovuto capire. È quello che diciamo sempre da addetti ai lavori, soprattutto dopo il Natale dell'anno scorso che è stato disastroso e non vogliamo più che ci sia. Lei ha illuminato la città e i nostri cuori. È solo un grande presidente, una grande Camera di Commercio, ce la suoniamo e ce la cantiamo, Samuele, giusto? Poteva. Ti voglio salutare con uno slogan: nella vita, piuttosto che maledire le tenebre, meglio accendere una luce. Grazie. Presidente Fiola, grazie. No, io grazie. Voglio ringraziare voi che mi avete invitato un'altra volta. Presidente, ma io la voglio qui in radio però, prima o poi, al centro direzionale. Sicuramente. Quando si... Allora, io il mio auspicio è che, come dire, l'anno prossimo siamo riusciti a sconfiggere questo maledetto virus, che potremmo goderci, e lo ripeto in un modo chiaro, lei conservi
questa mia dichiarazione. È tutto registrato. 300 chilometri di luminarie, di luminarie, non di luci d'artista che non esistono, e 80 piazze, 80 piazze. E senza rimanere dietro la provincia, come qualcuno aveva ipotizzato, perché noi abbiamo fatto un bando per 25.000 euro ogni comune della provincia, noi l'anno prossimo raddoppieremo, quindi daremo un po' di soldini anche alla provincia, perché la Camera di Commercio è provinciale e non possiamo rimanere indietro nessuno. Nessuno, come lei ha sempre dichiarato, io la saluto anche con i saluti che le fa il Comitato Carlo III, tanti messaggi, ma uno per tutti del Presidente che dice: Presidente, finalmente dopo 40 anni che aspettiamo che Palazzo Fuga risorga, lei ci ha dato una botta grande di vita, ne avevamo bisogno, c'è anche finalmente questo accordo formale con i ministeri della cultura, insomma anche Palazzo Fuga tornerà a vivere, e la grande sintonia e sinergia che c'è tra lei, il sindaco Manfredi, vero professore, è davvero un grande auspicio, quindi noi siamo tutti con lei e la ringrazio davvero di cuore per tutto quello che ha fatto per questo Natale, da napoletano e da addetto ai lavori. Grazie Presidente. Grazie a tutti, grazie. Buonasera. Abbracci e adelante Presidente, abbracci e adelante. Buona serata a Ciro Fiola, Presidente della Camera di Commercio di Napoli, grazie ancora, grazie davvero. Questo introduce anche un mio ragionamento. Spesso noi pensiamo che diminuire i diritti degli altri fa crescere o aumentare la protezione per noi. Le piazze, il luogo di aggregazione, Natale e il sorriso dei bambini. Non è che stiamo discutendo di mostre o altro. Poi c'è il San Carlo o c'è la Scala. Ovvio. Poi ci sono i musei aperti oppure ci sono i pranzi in famiglia o fuori. Ci dovremmo abituare ognuno a valorizzare piccole cose dal valore non quantificabile. Invece ogni tanto noi ci dobbiamo inventare il nemico di turno. L'immigrato, il tossicodipendente, il malato di mente. Ogni tanto ci dobbiamo inventare nel pubblico un nemico che ci sta. Ahimè. Vediamo in che condizioni, ripeto, siamo in questa città. Questa è una città dove tantissime migliaia di persone che partecipano non hanno mai deciso. Beh. E poche persone che hanno deciso non hanno mai partecipato. La saggezza al quale io, come al solito, da sempre resto a bocca aperta. Allora, entriamo un po' a gamba tesa, perché so che vai di fretta, quindi da buon collega giornalista devo sintetizzare tutto, anche perché sennò le tue lezioni sono servite. Conoscete tutti il libro, ottobre 2020, pubblicato da Roggiosi Editore, tra un po' ne parliamo, e tu non te ne vai via da qui senza avermi fatto una dedica, perché sennò non ti becco più. Io voglio subito entrare nei numeri di quello che è il professor Samuele Ciambriello, ovviamente nella sua funzione principale di garante dei detenuti della Campania. Ci sarà un'altra piccola sorpresa per te a telefono, dovremmo avere un audio, giusto Vincenzo, che ci fa capire un po' i numeri. Ascoltate insieme a noi. E il Covid non ha risparmiato le carceri, il governo deve intervenire, dice il garante della Campania, Diego Dionoro. In Italia dall'inizio della pandemia sono stati 162 i detenuti contagiati, in Campania 12, 171 gli agenti positivi, nella nostra regione 24, un medico ha perso la vita. Secondo il garante è ora che il governo intervenga. Ci sono degli ammalati, ci sono dei malati cardiopatici, oncologici. Com'è possibile continuare a farli stare dentro le mura di un carcere? In tutta Europa 158.000 detenuti sono usciti dalle carceri per questa pandemia. In Italia una politica cinica e pavida non mette in campo nessun gesto, nessun provvedimento, nemmeno di clemenza. La cronaca dei primi mesi di diffusione del virus fece registrare anche diverse rivolte violente nei penitenziari del paese. Sui fatti di Santa Maria Capua Vetere è fissata per il 15 la prima udienza. È stata una mattanza di Stato, un silenzio di Stato incredibile per un anno intero. Io proprio su Santa Maria Capua Vetere, nella mia funzione di garante campano dei detenuti, mi sono costituito parte civile, parte offesa. Prof, erano un po' i numeri, era un servizio. Sì, questi numeri, l'unico piccolo errore del giornalista della
diciamo, del TG3 Campania è proprio sui numeri. Sì. Mentre io e te parliamo, solo a Santa Maria Capua Vetere ci sono 41 detenuti contagiati, 5 agenti. Nell'intera regione 15. Questa è una regione che ha avuto 6 agenti di polizia penitenziaria morti per Covid, 6 detenuti morti per Covid, il medico, un medico sanitario del carcere di Secondigliano morto per Covid. Ora, noi abbiamo avuto migliaia e migliaia di morti in tutta Italia, quasi 200.000. Ora, com'è possibile che la politica per queste persone, mentre noi all'esterno manteniamo un giusto distanziamento fisico, abbiamo una prevenzione, non comprende di fare qualcosa per coloro che stanno in celle da 8, da 10 persone, dovrebbero starci in 2, in 3, che non hanno la doccia, l'acqua calda, non hanno spazi di socialità. Una giustizia giusta considera questo: alla persona che sbaglia deve essere tolto il diritto alla libertà, ma non il diritto alla dignità, alla tutela della salute, agli affetti, alle relazioni con la famiglia, al diritto, per esempio, allo studio, al lavoro. Vedi, dire questi diritti, Paolo, non significa dire favori. Ecco. Non so se chiaro. Io certezza della pena, va bene, ma anche qualità. E poi diciamolo agli amici radioascoltatori e telespettatori, il carcere è criminogeno, è una discarica sociale. La politica considera il carcere una risposta di sicurezza, considera il carcere una risposta semplice, ma a bisogni complessi che ci sono. Questa è la verità. Però ovviamente non fa una piega tutto questo, c'è quello che tu hai sempre sottolineato per quella che è anche la tua storia, no? Di professore, di teologo, insomma sappiamo bene che cosa sei stato in tutta la tua vita, hai sempre battuto su questo, l'umanità. Poggio Reale, Secondigliano, tutte i carceri che ormai visiti, no, in tutta questa regione bella e dannata per certi versi, hanno in comune questo. In questa giornata internazionale sui diritti umani, l'unica voce che abbiamo ascoltato è quella del Papa, ecco, che ha detto a tutti nel tweet che ha pubblicato di ricordarci degli invisibili, degli ammalati, degli esclusi, dei carcerati. Ora, io dico anche qui, tra il dire e il fare, per la politica c'è di mezzo il mare. Io aggiungo, per la coscienza civile, per una nuova politica, tra il dire e il fare ci deve essere di mezzo il coraggio. Il coraggio di incominciare a fare piccole cose. Ma io ti do solo un dato. A Santa Maria Capua Vetere hanno costruito 25 anni fa il carcere e non hanno messo l'allacciamento dell'acqua. Paolo, l'acqua, non il cunicolo per fuggire, l'acqua. Sono 25 anni che i detenuti ricevono l'acqua nelle due bottiglie di acqua minerale per bere, che entrano nelle autobotte per le cucine degli agenti, dei detenuti. Ma come ci si fa a non incazzare e non indignarsi? Io non ho trovato un deputato campano, un senatore campano. E vuoi sapere la battuta? Mentre i reparti, i padiglioni di Poggio Reale portano i nomi delle città italiane, si chiamano Palermo, Roma, Torino, Napoli, i reparti di Santa Maria Capua Vetere si chiamano Nilo, Tevere, Volturno, Senna, li prendete pure per il culo, cioè li mettete i nomi di fiumi in un carcere dove non arriva l'acqua, ma come ci si fa a non indignare? Questa è la situazione che chi più di Samuele Ciambriel... Chiedo scusa per il tono. Ci mancherebbe, prof. Io per questo t'ho voluto in trasmissione, perché per tanti certi discorsi possono sembrare, no, da non toccare. Ma chi ti conosce come me da anni e sa quello che fa innanzitutto con la grande umanità che rappresenti, sa che c'è da cambiare tante volte idea, perché il carcere è fatto, come dici tu, di persone che devono scontare una giusta pena, ma è fatto di tanta umanità abbandonata, di tanti derelitti. E tanti poveri cristi. Pure. Tanti poveri cristi, diciamocelo a tutto. Vincenzo, c'è questo video che ci fa capire un po' a Poggio Reale che cosa succede. Ovviamente parliamo del carcere principale, la radio... Più affollato d'Europa. Quindi numeri davvero spaventosi. Guardate un po' com'è la situazione di tanta gente lì dentro. Thank you.
stavo sotto. Per rispetto degli altri più grandi di me, ho salito io sopra e dormo qui sotto. Mentre più sotto a tutto è più grande di me, questione di rispetto, ho fatto mettere lui sotto e io sopra. Perché siamo reclusi, però ci abbiamo rispetto entrambi. Ci tengono ancora chiusi 23 ore al giorno. Abbiamo solo quell'ora al pomeriggio. Se non fosse che hanno fatto questa cosa dei teatri, altri ragazzi pure sarebbero sempre chiusi. Siamo 8 persone dentro stanza. Come si fa? Significa la vita un po' stretta. Significa un micromondo fatto di violenza. A volte piccole cose vengono esagerate al massimo. E stai sempre in una continua condizione di lite che non ti dà neanche la possibilità di dire io sfondo la mia penna, rifletto sui miei errori, esco e salgo. No, neanche questo è possibile. Non c'è struttura penitenziaria in Italia dove non c'è un sovraffollamento. Noi parliamo di questa struttura che è un carcere che è il più grande d'Europa, è quello di Poggio Reale. Abbiamo toccato punte negli anni addietro di circa 3.600-3.700 detenuti, creando una disumanità e una invivibilità completa. Io sono stato anche a 10 in una cella, che ci avevano chiesto la cortesia di metterci in un'altra branda perché non c'era spazio. Non potevamo dire di no, è sempre un detenuto e l'abbiamo accolto. L'Italia viene sanzionata ogni volta che un detenuto fa una istanza a Strasburgo sopra il problema dello spazio ristretto che ha a disposizione. Perché si presume la disumanità quando è meno di 3 metri quadrati, qua siamo in meno di 3 metri quadrati. I termosifoni non funzionano, la doccia è fredda. Secondo me non è giusto, io ho sbagliato, già sto pagando, sto in quattro mura, non vedo la mia famiglia. Io sono vivo una volta a settimana, un'ora sono vivo. Che batte il mio cuore. Avete visto queste immagini che ovviamente toccano nel segno, no? Nel cuore, feriscono, perché fanno capire quello che il garante dei detenuti ci diceva poc'anzi e che veramente fanno capire che alla base c'è questa disumanità che a volte, tante volte, la politica non vuole risolvere. E io dico viva Dio che ci siano persone come lui e come il nostro prossimo ospite, un'altra sorpresa, ma ormai voi siete fratelli, camminate a braccetto, quindi il garante dei detenuti di Napoli, città, Pietro Ioia, a telefono con noi. Ciao Pietro, buonasera, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti, Paolo. Ciao Pietro. Qua c'è il prof sì, con me. Ciao Samuele. Sono riuscito fratellino a strappare. Il fratellone più grande. Il fratellone più grande, quello che tu dici che hai sempre, ovviamente, per tutti noi è un esempio, quindi va bene, do la cuffia. Pietro. Camminate a braccetto ormai da anni in questo grande compito che vi siete presi sulle spalle, caricati sulle spalle innanzitutto come umanità, al di là dei numeri pessimi che vediamo. E a Napoli, come Samuele ci diceva e queste immagini raccontavano, siamo davvero in una situazione disastrosa. No? Tu che sei stato anche come esperienza e sei un grande esempio di redenzione, io dico tra virgolette, puoi raccontare ancora di più quello che è Poggio Reale. Ma quello che ha detto Samuele Ciabrile, insomma, c'è da aggiungere ben poco. Poggio Reale lo conosciamo, una capienza di 1.600 detenuti sono 2.200 detenuti. Nonostante che chi lo gestisce cerca di fare, cerca di dire, cerca di aggiustare, ma purtroppo un carcere è chi lei, Poggio Reale è chi. Poggio Reale andrebbe abbattuto, ma subito. Andrebbe, in volte c'è sta quella frase che si dice fuoco alle galere, ma Poggio Reale andrebbe a fuoco sicuramente, perché purtroppo non c'è niente da fare, sono mure sfatiscente, mure fragile. A me è rimasto impresso, i detenuti mi fanno vedere che mettono tovaglie vicino ai muri, perché con l'acqua dai muri, dai corridoi con l'acqua. Cioè, eppure per chi ci lavora, Poggio Reale
è una bella cosa. Situazione molto... Ma anche Pietro, anche piccole cose, se sono 2260, se c'è una cosa che deve funzionare meglio di tutti, l'impianto telefonico, le videochiamate, perché è un modo per avvicinare le fondamentali famiglie. In e molte volte COVID, no? Il sovraffollamento funziona poco, non si sente, chiurim, facim, cioè alcune volte diventa anche faticoso anche tentare di dare una mano relazionale, affettiva, o no? Anche in queste piccole cose, tante volte tu ci resti male, diciamo. Ti chiamano, non potremmo fare videochiamate, non funziona. 10 minuti prof, e telefonate non funziona perché l'impianto complessivo così. Che è la cosa peggiore, perché veramente veniamo, come dicevamo, da questa epoca in cui i contatti telefonici, internet, le videochiamate erano tutti. Pure in questo momento, Samuele, Pietro, ovviamente questo congresso che c'è stato proprio qui, no, prof, all'isola del centro direzionale, in cui hai radunato un po' come fai abitualmente, e l'hai chiamato carcere, misure alternative e magistratura di sorveglianza. Cioè, voi continuate a dire che la soluzione potrebbe essere, no Pietro, qualcosa di alternativo, un indulto, delle misure per le pene ovviamente che hanno bisogno e che si possono scontare agli arresti domiciliari, perché lo ricordiamo, no? Siamo per la giusta pena, ma c'è tanta gente che finisce in galera e ci resta perché sono poveri cristi, e magari queste persone potrebbero diradare il sovraffollamento appoggio reale in altre carceri scontando le loro pene in maniera diversa, no Pietro? Paolo, ma guarda, tutti i detenuti che io vedo settimanalmente, tutti quelli là che fanno reati comuni, reati piccolini, reati no di allarme sociale, potessero stare benissimamente fuori con pene alternative, purtroppo non hanno un avvocato, non si possono pagare, non si possono permettere un avvocato, e se fanno la galera, Paolo, e attenzione, se fanno tutta la galera. Io adesso devo andare da un amico mio che c'ha un'associazione che mi fa 3 affidamenti dei servizi lavorativi per 3 detenuti che me l'hanno chiesto. Cioè, perché non devono neanche i soldi, 500 euro dice un avvocato per ci fare un affidamento ai servizi lavorativi. Perché poi l'avvocato dice, ma ero qui. E rivolgiti a Pietro io. Ecco, però in questo cioè, carcere... Perché non potrebbe stare in carcere, non dovrebbe. In questo carcere di Poggio Reale, compreso oggi, con 3 questioni di detenuti grazie al CERT, questo CERT come lo volete chiamare, per tossicodipendente può generare che funzioni in una maniera bellissima, vero, assistono, vedono, certo, promuovono, ti trovano la comunità, abbiamo centinaia di loro mandati agli arresti domiciliari in misura alternativa. Io completo quello che diceva Pietro, noi abbiamo persone condannate a 6 mesi, 7 mesi. Ho incontrato una persona con pena definitiva per aver rubato una panda a 8 mesi. Gli ho detto, che hai rubato? La panda di Spalletti. Ora, possiamo dargli ad una persona con una condanna a 8 mesi come misura alternativa un lavoro di pubblica utilità al comune, davanti a una scuola? Ecco, attenzione. Bisogno. Poggio Reale, un solo padiglione alta sicurezza 416 bis. Gli altri 9 no. Poggio Reale, 600 persone su 2220 definitivi, gli altri in attesa di giudizio. Allora, se si accettano i reati gravi, noi garanti abbiamo chiesto martedì 2 cose. Evitiamo per pene brevi di mandarli in carcere. Beh. Poi diamo un giorno di libertà per ogni giorno di pandemia ai detenuti. Questo significa che non passiamo per l'amnistia e l'indulto, perché non ci sono i numeri, non ci sono i deputati e i senatori. Quello che chiediamo noi garanti, invece, può essere un provvedimento fatto dal governo con tanto di voto di fiducia. Ma diventa un diritto, un ristoro, non è un atto di clemenza, certo. È un atto di giustizia per queste persone. Ma poi voglio dire, la vostra storia e tutto quello che avete fatto, ovviamente parlo in maniera campanilistica, tutte le associazioni, no Samuele, Pietro, che hanno collaborato, che hanno ridato dignità, che hanno imparato un mestiere in carcere, hanno fatto in modo che le persone che uscissero poi si rimettessero in questo circolo
bonario della società. Questo significa che funzionano tutte queste cose. Questo significa che i vostri continui appelli devono avere un seguito, no? Allora io vi faccio una domanda da $1 milione e vorrei che mi rispondeste entrambi per concludere questo argomento. Tutte queste grida hanno bisogno di un canale politico forte, hanno bisogno di cosa hanno bisogno, Pietro, per fare in modo che si risolva, come dire, due problemi in uno: si svuotano le carceri e si ritorna a far vivere le persone che lo meritano. Ma guarda Paolo, io quando io ero detenuto oltre 20 anni fa, io magari vedevo gente che con reati veramente facevano i reati, era difficile che se vedevo uno con un piccolo reato. Invece poi vedo tutta gente che sta in galera per piccole reati e non ci potrebbero stare. Poi mi ricordo che i politici venivano nelle carceri, ecco. Io brevo, venivano, adesso non vengono nemmeno più, non se ne possono proprio, non se ne fregano proprio. Io in Ferragosto ho fatto l'appello ai politici, chi vuole venire a visitare Dolce Reale io mi metto a disposizione, non vado al mare, mi metto a disposizione come cicerone. Nessuno mi ha risposto, no. Nessuno. Diventa quella discarica sociale, tra virgolette. Ma, esatto. Ma completo, Pietro, il consigliere regionale, l'europarlamentare, il deputato, nell'ordinamento penitenziario, tra le sue prerogative e i suoi diritti, ha la possibilità di entrare in qualsiasi ora del giorno o della notte in un carcere, anche accompagnato da due collaboratori. Allora io dico, vieni e vedi, ascolta, guarda, osserva. Forse, diciamo, negli anni dal 90 al 94 a Poggio Reale a un certo punto c'erano 21 consiglieri regionali, 7-8 deputati e senatori, mani pulite sto dicendo. Ecco. Io dico adesso è un bisogno anche di libertà, tanti agenti di polizia penitenziaria, tanti volontari, attenzione, Poggio Reale ha il più alto numero di volontari in un carcere d'Italia, fortunatamente, volontari, laici, la pastorale carceraria della diocesi di Napoli, insomma c'è un movimento relazionale, manca la politica, questi sentono i sondaggi, vogliono il consenso, ma cari politici, piuttosto che volere il consenso, date un senso alla vostra esistenza. Meno male che ci siete voi, non mi stanco di ripeterlo. Pietro, grazie. Io grazie a te, Paolo. Ancora... Meno male che ci sei pure tu. Troppo buoni. Io apprezzo innanzitutto quello che siete come uomini, e quindi quando mi viene data la possibilità di parlarne, lo farò sempre. Abbracci, confratello. Ciao, Pietro. Grazie, ciao, Pietro Ioia, grazie garante detenuti di Napoli. Ciao, Paolo. Buona serata e buon weekend. A volte anche piccoli gesti, per esempio, noi dobbiamo dare piccole informazioni. Se ti arrestano per la prima volta, ma anche perché ti ha denunciato mamma e papà che tossicodipendente per maltrattamenti o perché hai disturbi psichici, tu vai in carcere e non sai niente. A volte hai delle brave guardie, un bravo volontario, un educatore che ti dicono le prime cose da fare anche per farti mandare il numero di telefono, un contratto, lo stato di famiglia. Se no tu dici, ma mio figlio sta in carcere da 10 giorni, non lo sento, non lo vedo. A volte la povera gente non sa manco come fare per mettersi in contatto con l'umanità. Il proprio figlio che hanno denunciato e sta in carcere. L'umanità, non ci stancheremo mai di dirlo e di gridarlo attraverso la tua voce. Qual è l'anagramma di carcere? Cercare. Cercare. Noi dobbiamo aiutare chi esce, sono 7.400 in Campania. Chi sta dentro, sono 6.700 questi diversamente liberi, a ritrovarsi anche di fronte alle proprie responsabilità. Li dobbiamo inchiodare, però, come dice la Costituzione, le pene servono a rieducare, a reincludere, a reinserire la persona che ha sbagliato. E mentre, prima di salutarmi, mi metti una bella dedica, perché io la voglio, se non ti becco più, guardiamo ancora un video e poi salutiamo Samuele Ciambriello. State lì. Speriamo bene, via. Cadinto del vol.
Splendida che tengo per me nel mio cuore e rileggerò per la quarta volta il tuo libro e quindi lo faccio davvero col cuore, grazie. Carcere Mare, questa canzone che è molto simbolica, te lo ricordi questo recital meraviglioso che è stato io studiato? Che alle mie studentesse dico che molte volte nelle frasi di Baci Perugina viene concentrata una sintesi, uno slogan. Vero. Dico a chi ci vede e a chi ci ascolta: non andare solo dove ti porta il cuore, ma porta il cuore in ogni cosa che fai ogni giorno. Abbracci, adelante. Grazie Samuele Ciambriello, grazie prof. Grazie di a cuore. A presto, grazie dei minuti. Viva che mi hai dedicato. Grazie, grazie. Un po' di musica e poi rientriamo col prossimo ospite. State. Ecco, siamo rientrati, la voce meravigliosa di Gaetano Curreri che ricorderete ha avuto un piccolo malore proprio di questi tempi l'anno scorso. Tutto a posto, è tornato a cantare e ha cominciato anche il loro tour, quindi un grande abbraccio a un grande cantante. La nostra buona musica, 18 e 27, Radio Latte Miele Italia in diretta da dovunque ci stiate ascoltando. Io vedo già il mio prossimo ospite collegato e sono davvero onorato di averlo beccato tra i tanti suoi impegni. E chi non conosce in questa regione il sindaco, il grande sindaco di Bascoli, Giosi Gerardo della Ragione. Sindaco, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito e per questa bella presentazione. Grazie, sindaco. Sei ancora, ricordo bene, lo eri forse durante la prima, sei ancora il sindaco, uno dei sindaci più giovani della Campania, giusto? Sì. È un dato che continuo a mantenere. Ho 34 anni, la prima volta ne avevo 28, ma sindaci più giovani faccio difficoltà a trovarne. Eletto a furor di popolo, come diciamo in gergo, nonostante un po' di problemi nella, insomma, sei tornato alla grande, al timone della tua città, meravigliosa città che noi che viviamo in città amiamo pazzamente. Io ti confesso di essere un abituale frequentatore della tua città, ho anche una sorella che vive dalle tue parti e quindi davvero Bacoli è meravigliosa, non solo d'estate, lo è anche d'inverno, perché io voglio lanciarti e lanciare a tutti i miei telespettatori questo video che è stata l'apertura di un'altra bellissima iniziativa, tra le altre di cui parleremo tra un po', le luci di Natale che hanno illuminato in maniera meravigliosa la tua cittadina. Guarda sindaco, guardate tutti voi cosa arriva. Siamo pronti? Ok. 10, 9, 8,
Le luci di Natale illuminano il centro di Bacoli, quest'anno una novità per il Natale. Assolutamente sì, la città si caratterizzerà per due poli illuminati con le luci d'artista. Uno è il Parco Anvitaliano del Fusaro, che sta facendo registrare numeri incredibili con i giardini incantati e la casina vanviteliana. Nella prima settimana, nonostante la pioggia, abbiamo superato le 5.000 presenze. L'altro, al centro della città di Bacoli, parte dalla Villa Comunale e arriva alla Marina Grande di Bacoli, parte dal Lago Miseno, attraversa via Gaetano De Rosa, via Ercole, via Roma, e appunto in località Tomba di Agrippina, dal lago al mare, attraversando un corso che abbiamo deciso ormai da tempo di trasformare. Da luogo attraversato da auto, smog, moto e quant'altro, oggi è vissuto dalle famiglie, dalle mamme con i carrozzini, dai bambini, dagli anziani, è diventato una piazza nel cuore della città. E questa piazza viene illuminata. L'idea è questa, è quella di fare in modo che le persone, i cittadini, possano vivere il centro storico liberato dalle auto, con l'illuminazione delle luci d'artisti tipiche di Salerno, di Napoli, e avere accanto un negozio, un'attività commerciale. Il centro di Bacoli si trasforma in un borgo natalizio. Erano le immagini ovviamente di uno dei tanti servizi, sindaco, in cui hai spiegato bene, ma ce lo facciamo dire dal vivo. Anche perché io le ho viste passandoci e ci verrò questo fine settimana, ma abbiamo davvero numeri enormi che tu, tra l'altro, nei tuoi post, sulle tue pagine seguitissime sui social, hai un po' snocciolato, oltre 10.000 visitatori in queste prime settimane, che immagino siano aumentati ancora di più, questa splendida veramente aria che hai creato in dei posti meravigliosi, no? Qual è la tua sensazione, ovviamente? È un grande successo. E sicuramente sta arrivando tantissima gente, no? Anche in questi mesi invernali. Assolutamente sì, noi abbiamo voluto dimostrare con queste luci un fatto, che è possibile fare turismo, uno sviluppo sostenibile e rendere visitabile la nostra città non solo in estate, non solo durante la stagione balneare estiva, ma anche in inverno, quindi 365 giorni l'anno. Abbiamo provato con il centro storico illuminato, avete mostrato le immagini, si sono aggiunte le casette di Natale, quindi adesso è veramente un borgo natalizio. Vero, straordinario da attraversare, dalla Villa Comunale sino a Piazza Marconi, alla Marina Grande di Bacoli, quindi dal Lago Miseno al mare. E poi c'è la meraviglia del Parco Anvitaliano del Fusaro, dove veramente stanno registrando numeri impressionanti. Faccio solo un esempio: negli anni scorsi, dalla bigliettazione, perché l'accesso al parco è assolutamente gratuito, per accedere alla casina si paga un biglietto di 5 euro. All'interno della casina c'è, oltre il sito reale, oltre il casino borbonico, c'è una mostra di presepi della cultura classica napoletana. E quant'altro, pensate che negli anni scorsi si è incassato durante tutto l'anno 7.000 euro. Quest'anno, nei primi 7-8 mesi, perché non, nei primi mesi dell'anno c'è stata la pandemia, abbiamo già incassato oltre 120.000 euro. Ecco. Sono numeri esponenziali che dimostrano come sia possibile fare turismo sempre e farlo con grande qualità. Sono luci che stanno avvicinando i bambini e quindi le famiglie. Tra pochi giorni inaugureremo proprio al Parco Anvitaliano il primo parco giochi pubblico, comunale, libero e gratuito della città, che permetterà di poter giocare sia ai bambini diciamo normodotati che ai bambini speciali. Quindi potranno giocare insieme, ed è un qualcosa di straordinario, perché trasformiamo un luogo bello ma abbandonato in un luogo bello e vissuto da tutti, soprattutto dai bambini. Tra l'altro, un luogo raggiungibile anche in Cumana, in treno. Si prende la Cumana a Montesanto, si ferma a Torre Cave, al Fusaro, e a due passi si arriva al Parco Anvitaliano. Sindaco, questa dimostra innanzitutto la tua grande organizzazione, nonostante la giovane età, perché ho sempre avuto questa impressione, vedendoti qualche volta da vicino durante dei servizi, la tua quasi direi ossessiva, in senso buono ovviamente, precisione, fai in modo che tutto quello che vuoi mettere in circolo nella tua città
abbia un fine, un senso, la tua enorme sensibilità che molti delle tue parti, dei tuoi concittadini ti riconoscono. Hai detto poco fa, questo parco per i bambini normodotati e per i disabili, c'è sempre stata un'attenzione particolare, questo ti fa veramente onore. Il centro vaccinale alla Casina Vanvitelliana, voglio parlare anche di quello che è un argomento più che attuale, no? Ci sono stati tanti di questi problemi, numeri da record anche lì, no? È bellissimo sapere di andare in un pezzo di storia e fare un gesto grande per la comunità, vaccinarsi, no? Assolutamente sì, pensate che quel centro non doveva esistere, perché i bacolesi e i montesi dovevano vaccinarsi a Pozzuoli per una ragione logistica. Noi invece dicemmo che potevamo farlo a Bacoli, potevamo farlo non in Tendopoli, ma in un luogo di grande pregio come il Parco Vanvitelliano, la Sala Ostrichina e quindi la Casina Vanvitelliana. All'inizio ci presero per pazzi, poi invece abbiamo dimostrato che si poteva fare. Il centro è aperto da inizio febbraio, è stato il primo centro ad aprirsi nell'ASL Napoli Nord in provincia di Napoli, e la notizia che donate prima a voi pochi minuti fa, abbiamo avuto la ufficialità che il parco, il centro vaccinale del Parco Vanvitelliano sarà uno dei centri dove potranno vaccinarsi i bambini. Bene. Ed è stato scelto il Parco Vanvitelliano perché è il luogo dei bambini, dell'accoglienza dei più piccoli, e quindi sarà, come dire, ancora più accogliente per i bambini poter andare lì, godersi il parco, godersi i luminari e potersi vaccinare. Quindi si fanno due cose importanti, io l'ho sempre detto, si esce dalla pandemia attraverso l'utilizzo del vaccino e quindi il potenziamento della sanità pubblica che di prossimità vicino ai cittadini, ma anche attraverso la cultura, la valorizzazione e lo sviluppo del territorio. Il vaccino contro la crisi economica è rappresentato dalla valorizzazione dei beni archeologici, culturali e paesaggistici. A Bacoli stiamo mettendo tutto a sistema, dalla piscina Mirabilis al Castello Aragonese, appunto al Parco Vanvitelliano. Stiamo investendo anche tanti soldi, è un investimento non a vuoto, ma che determinerà sicuramente un guadagno economico per l'indotto innanzitutto, per il comune in secondo ordine, per fare lavori pubblici utili a rendere la città più bella, più vivibile, più accogliente. È vero, è sempre quello il senso, sindaco. Stanno arrivando tanti messaggi con te, ovviamente, al numero della radio che chiedo di nuovo alla regia di mandarmi in sovraimpressione sulla mia testa, come facciamo sempre. Sindaco della Ragione, sei la cosa più bella che poteva capitarci, un giovane con tanta energia. Loredana e Marilena che ti scrivano ovviamente da Bacoli. La nostra città è bellissima grazie alla tua iniziativa e al tuo coraggio che hai sempre dimostrato, non solo in queste occasioni. Sindaco, io voglio ovviamente aprire una parentesi, no? Perché ripeto, la tua giovane età ti fa veramente onore, e tutto quello che fai per Bacoli, sei bacolese, quindi ami visceralmente la tua terra. C'è stato anche un momento, no? Tu l'hai denunciato sui social qualche tempo fa, in cui hai ricevuto un po' di minacce che poi sono rientrate, però nonostante questo non ti sei fermato, i tuoi programmi vanno avanti, hai sempre denunciato, no? Tutto, anche rispetto alle spiagge, il meraviglioso litorale, insomma, che è patrimonio di tutti noi che lo amiamo. Giosi Gerardo della Ragione è questo, no? Non si ferma davanti a nulla. Su questo non c'è alcun dubbio, faccio attivismo politico da 12-13 anni, ho avuto l'onore di sedere in consiglio comunale in opposizione quando avevo 22 anni, il sindaco la prima volta a 28, oggi sono sindaco ancora della città, di questo ne sono veramente orgoglioso e fiero perché posso essere utile alla comunità. Tra l'altro, mai come in questa fase, durante la pandemia, la prima fase della pandemia, i sindaci hanno assunto un ruolo fondamentale di vicinanza al territorio, alla comunità, siamo stati medici, psicologi, sindaci, quindi abbiamo svolto tanti incarichi e l'ho fatto e lo continuo a fare con grande dedizione. Nulla ci ferma in un grande obiettivo. Io credo che molti imprenditori del territorio vivano giù in modo giusto la città. Ci sono altri che l'hanno vissuta in modo diverso, non come imprenditori, ma come prenditori, ecco, perché spesso parliamo di aree gestiti pubbliche, gestiti in modo malsano, ma è anche vero che hanno seguito un modo di fare politica che adesso è cambiato. Io credo nella possibilità che tutti possono uniformarsi a un modello amministrativo dove non sia più necessario chiedere il piacere per poter lavorare, ma si possono rispettare doveri e quindi avere diritti da poter esercitare. Noi questo determiniamo, non vogliamo porre un nuovo padrone, ma far sì che anche a Bacoli, rispettando le regole, si possono avere dei diritti da poter usufruire. Questo vale
per tutti gli imprenditori, dal settore imprenditoriale balneare, quindi penso ai parcheggi. Devo dire che molti si stanno uniformando, molti stanno pagando i tributi locali che non pagavano da anni, ecco. Molti stanno cominciando a rispettare le norme, ripeto, e anche ad abbattere manufatti abusivi sul litorale. Ne abbiamo già abbattuto uno, ne abbatteremo altri, ma con lo spirito di difendere, come dicevi giustamente tu, beni che sono di tutti. E Bacoli non può essere considerato un comune solo dei bacolesi, ma noi bacolesi siamo coscienti di vivere in un angolo di paradiso. E io mi sento anche il sindaco di tutti quei cittadini che non sono residenti a Bacoli, ma che amano Bacoli, che la vivono per i loro momenti di gioia con le famiglie, con gli amici, perché qui si hanno dato il loro primo bacio alla fidanzata, qui si sono sposati, qui hanno fatto la comunione, qui hanno fatto la passeggiata con una persona che non incontravano da tempo, qui vengono a vivere il riposo dopo le fatiche di una settimana, di mesi o di un anno. Per questo dobbiamo essere in grado di riuscire ad offrire a tutti coloro che amano Bacoli una città degna, una città che possa offrire servizi dalle strade asfaltate, illuminazione pubblica. Per fare questo dobbiamo fare in modo che tutti coloro che debbono pagare i tributi, soprattutto chi se lo può permettere, lo debbono fare per far funzionare un ente che io ho trovato in dissesto con 56 ecco, milioni diciamolo, di diciamolo forte che hai fatto davvero un miracolo su questo, sì. Chi mastica un po' di numeri sa che veramente hai preso un da queste parti ne sappiamo qualcosa, sindaco. È una città di 26.000 abitanti circa, aveva un dissesto di 56 milioni di euro di debito che abbiamo dovuto spalmare su più anni, ma stiamo pagando finalmente quei creditori che dovevano avere soldi al Comune di Bacoli. E per dare l'esempio della passione che mettiamo in campo e che tu prima raccontavi, che non è solo mia, ma di tutta la squadra con cui ho l'onore di lavorare, pochi minuti fa è andata via un assessore, l'assessore Rosaria Di Meo, l'assessore al bilancio e ai tributi, che dovrà partorire martedì e che fino ad oggi è stata qui a lavorare. Che bello, con un questo dimostra l'abnegazione enorme della tua squadra, che fa veramente onore a tutti voi. Federica, Marilena, Giovanni, Salvatore, Esther, vi salutiamo tutti, ovviamente siete tutti bacolesi, salutate il sindaco Giosi. Esther dice in particolare: sindaco, chiudendo il porto di Baia mi hai fatto risorgere, perché quell'area è effettivamente, no Giosi, un'area meravigliosa. E ripeto, io parlo per cognizione di causa perché la vivo spesso. È bellissimo, no? Quella parte che si affacciava, e adesso è completamente pedonalizzata. Un angolo di paradiso, davvero grande onore a te. Progetti, ragazzi, questa è una domanda da un milione di euro. Che cosa altro c'è da fare? Mi chiedono un sacco di ascoltatori a Bacoli. Che cosa vuole fare Giosi Gerardo della Ragione nell'immediato per Bacoli ancora? C'è ancora tantissimo da fare, in particolar modo ci sono i fondi del PNRR che vanno investiti bene per il territorio. Quindi abbiamo ancora una rete di edifici scolastici da mettere in sicurezza, abbiamo siti culturali da mettere a reddito e a sistema, perché la nostra città ha decine di siti culturali che vanno interconnessi tra di loro, con una viabilità che sia semplice da poter percorrere, ma soprattutto con una mobilità sostenibile attraverso i mezzi pubblici, che deve essere dignitosa, non dico di modello europeo, ma almeno nord italiano. Quindi riuscire a fare in modo che Bacoli possa essere pronta verso il prossimo obiettivo, che è Procida Capitale della Cultura 2022, la capitale italiana della cultura, quindi sarà un centro mondiale di attenzione. Ce l'abbiamo qui di fronte, io nella mia stanza in Montichio, la vedi il castello di Procida. Bellissimo. Quindi dobbiamo essere una sola cosa. Procida è una città, un'isola straordinaria, va visitata, ma chi visita Procida inevitabilmente si trova di fronte il promontorio di Miseno, Bacoli, il castello aragonese di Baia, e dovrà essere messo nelle condizioni di poter venire a Bacoli, nelle campi freghe della terraferma, per vivere il nostro territorio. Io voglio ancora di più inorgoglire i cittadini di Bacoli e fargli comprendere che vivono in un territorio unico al mondo, e dobbiamo essere tutti in grado di meritarci questa città. Dobbiamo farlo tutti, dai giovani che vanno a scuola, a chi lavora, ai papà, ai nonni. E io sono certo che creando questo spirito di comunità dimostreremo quello su cui batto da tempo. Bacoli ha una miriade di cose belle, è un patrimonio, petrolio, un patrimonio, così dobbiamo definire, della città. Devono essere i cittadini che vivono questa terra. Se noi riusciamo a dimostrare che anche i bacolesi possono lasciare qualcosa di bello al territorio, dopo che lo hanno fatto i romani, gli aragonesi, i borboni e tanto altro, avremmo fatto una bella cosa. Sicuramente sarai riuscito a fare
tanto per lasciare un segno. La tua bambina è bellissima, ti scrive un tuo bacolese, quindi Giosi, anche questo, no? Entrando un po' nella tua vita privata, è bello che un sindaco giovane davvero come te, che si dà tanto da fare, non abbia veramente remore, no? A vivere questa quotidianità anche sui social, la bellezza della famiglia, i valori della famiglia. E da quando sei diventato papà, no? I tuoi occhi brillano in maniera diversa, no? Questo è oggettivo, lo vediamo un po' tutti, e sarebbe, come dire, riduttivo chiederti che cosa rappresenta per te la tua bambina, e ti dà una marcia in più sicuramente. Per tutti i genitori, i propri figli sono tutto, sicuramente essere padre ti responsabilizza molto e ti aiuta a comprendere anche il ruolo di sindaco. Uno dei principali moniti che viene forniti dalla Costituzione, dai regolamenti, dai codici civili ai sindaci, è proprio quello di governare secondo il buon costume del buon padre di famiglia. Quindi l'ho fatto il sindaco quando non ero ancora padre, l'ho rifatto quando invece sono diventato papà, e sicuramente una differente consapevolezza di chi lavora per i figli della propria città e quindi anche per la propria bambina. Vederla crescere da papà, sicuramente da sindaco le sottraggo molto tempo perché riesco a viverla completamente nei fine settimana. Alcuni giorni sono veramente oberato, però ho la consapevolezza piena che anche quando non le sono accanto sto lavorando anche per lei. Io ho una bambina che si chiama Anna della Ragione. Della Ragione è un tipico cognome bacolese. Anna è il nome di mia madre, ma è il nome della santa patrona della città di Bacoli, quindi è bacolese al 100% del sangue, e voglio che sia fiera della comunità e del popolo in cui vive e con cui vive. Quindi essere papà, essere genitore è un grande impegno, però è una cosa veramente la cosa più bella che c'è. Lo sarà sicuramente, perché ha un grande papà che si dà da fare. Io non smetterò mai di dire davvero che fa onore tutto quello che fai, e lo fai al di là delle colori, delle bandiere, non ci interessa. Da addetti ai lavori, da giornalisti, siamo critici e criptici quando dobbiamo esserlo, ma è giusto che Giosi Gerardo della Ragione salga agli onori della cronaca per tutto quello che fa. La saggezza talvolta degli anni fa fare quello che tu fai alla tua età, quindi davvero è un grande onore, è un grande onore che tu sia davvero così guerriero per la tua Bacoli. Ti faccio davvero di nuovo i complimenti. Qualcuno mi dice il sindaco ieri ha ricevuto una bella donna, in come cos'era, una delle una tua concittadina che parteciperà a Miss Italia, come siete pochi minuti fa, ecco. Ho ricevuto Ilaria Campanile, Ilaria, che è una ragazza di Bacoli che ha 21 anni, sarà iscritta al terzo anno della facoltà di medicina all'Università Federico II ed è stata selezionata tra le 30 finaliste di Miss Italia. Mi ha colpito molto un fatto, in un'epoca in cui oramai i social determinano anche degli aspetti negativi per i giovani, ho trovato in questa ragazza una piena consapevolezza del fatto che viversi questa esperienza di Miss Italia è un divertimento, ma la vita, quella lì solida, è il fatto che sia studiante all'università, che le permetterà di avere un futuro ed uno spessore importante nella propria vita futura. Però a 21 anni trovare questa saggezza di chi dice: sindaco, io trovo sia il tempo per studiare e poi nei ritagli faccio anche questo, mi ha colpito molto. Quindi tra l'altro invito tutti a poterla seguire su Instagram, Ilaria Campanile, una ragazza di Bacoli che ha la testa ben solida e i piedi ben solidi a terra, è una bella ragazza dentro e fuori. Bacolese Doc, sicuramente avremo qualche telefonata e qualche televoto per lei, ce l'ha detto il sindaco. Giosi, grazie davvero di questa bella chiacchierata, noi ci rivedremo quanto prima perché verrò a vedere le luci, andatele tutte a visitare veramente questo fine settimana, speriamo, come dicono le previsioni, che sia un po' l'ultimo piovoso. Giosi, in napoletano ci hanno secciato, e qua sembra che stiamo a Milano. Mamma mia, esagerato. Quindi, però la settimana è ancora di più dalle tue parti, ovviamente la pioggia rovina quello splendido panorama, quindi auguriamoci che davvero il sole faccia capolinea. Grazie sindaco, grazie di cuore per questa bella chiacchierata, e magari se ti trovi a Napoli città io ti aspetto qui a fianco a me, sarebbe davvero un onore, la prossima chiacchierata. Un abbraccio, grazie. Giosi della Ragione, sindaco di Bacoli, alla sua splendida Bacoli, a lui e a tutti voi questa meravigliosa canzone di Valentina Stella, state lì. Raggi di nuzza me chiude.
Nessuno è meglio e Bacoli, direi, per salutare ancora il sindaco della ragione, perdonatemi, ogni tanto la voce va via. Vincenzo Pardo, grazie ancora una volta, ogni tanto li richiamo dietro le quinte, metti questo, fai quello, insomma, è il bello della diretta, come amo dire sempre, 18:52, abbiamo ancora un po' di cose da dire, ospiti da con cui chiacchierare. Adesso dovremmo avere, voglio dare davvero uno spazio di pochi minuti, perché sapete quali sono i tempi radiofonici, perché c'è stata una protesta stamattina di alcuni lavoratori. Tra un po' me lo faccio dire da lui al telefono, ma guardate veramente questo video WhatsApp per capire che cosa hanno fatto stamattina. Buongiorno, siamo qui a protestare per il nostro diritto al lavoro. Facciamo parte di 53 persone vincitrici di concorso. Vogliamo risposte dal comune, dalla SIA e da chi per esso. La ringraziamo, attendiamo solo risposte. Buon lavoro. Attendiamo solo risposte, dicevano questi lavoratori riuniti sotto Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli. Io dovrei avere a telefono uno di loro, Francesco Manzoni. Giusto, Francesco, ci sei? Buonasera. Buonasera, ciao Paolo. Ciao, buonasera. Allora, veramente un paio di minuti, poi questa è una situazione, come si dice, work in progress, evolvendo. Perché avete protestato stamattina? Siete vincitori di questo concorso, bandito dopo tanti anni dalla SIA, una delle aziende che si occupa della pulizia a Napoli città. Voi siete vincitori di concorso, pretendete che questi ritardi che si stanno accumulando siano dissipati, no? Vi volete entrare subito a lavorare, Francesco? Sì Paolo, come abbiamo detto via telefono, perché ci siamo conosciuti così, noi non siamo vincitori, abbiamo fatto una selezione con Wintime, ma è come avremmo vinto quasi. Quindi un'agenzia interinale, per far capire ai nostri ascoltatori, che vi ha selezionato. Avete fatto un concorso, siete risultati. Abbiamo fatto un concorso, siamo risultati in 53 passati, che poi ne dovevamo entrare 100, ma per il momento 53. Siamo vestiti, abbiamo fatto i corsi di formazione, ci hanno dato beggio, abbiamo fatto di tutto e di più, ci hanno messi così in balia delle onde, e abbiamo tutti famiglia e dobbiamo tutti mangiare, perché non è giusto nemmeno avere nessuna risposta da parte degli enti pubblici, perché noi abbiamo famiglia, chi ha perso lavoro a destra, chi l'ha lasciato a sinistra, certo. Dobbiamo mangiare, ma come dobbiamo andare avanti? Certo, io poi vi ospiterò anche, perché questa è una situazione, come dicevo, work in progress, ci sono alcune presunte indagini che dovevano essere fatte, alcuni articoli di giornale di colleghi, insomma alcune cose che sono state dette poi smentite, ma la cosa principale, Francesco, che voglio sottolineare è che dopo questa protesta assolutamente pacifica, come abbiamo visto nel video, il sindaco Manfredi è sceso tra di voi, è stato un bel gesto, raccontamelo davvero in 30 secondi. Sì, siamo andati a Piazza Vittoria, c'era il sindaco Manfredi per le vaccinazioni Covid che stanno facendo, c'era una farmacia lì che stava facendo la 100.000ª vaccinazione, e ci abbiamo chiesto un piccolo incontro formativo, giusto così, niente di più, niente di meno. Lui è stato disponibilissimo, abbiamo parlato, lui ha detto che ci organizzerà un incontro con l'assessore Mancuso, sì. Però noi già forse, se non è lunedì ma già martedì, ritorneremo lì, perché abbiamo veramente bisogno di lavorare, non per altro, ma non a sempre a protestare, ma sempre una cosa pacifica, perché noi siamo persone pacifiche, nient'altro in più. Reclamare un diritto, quindi continuerò a seguire, come ti ho detto in privato, questa situazione. Ci tenevo a fare questo passaggio veloce, avremo modo sicuramente di risentirci, come tanti colleghi della stampa, della radio e della TV faranno. Quindi forza, e questa ovviamente è la parola che vi do come addetto ai lavori, non mollate, speriamo. La cosa principale è che dopo tutti questi chiarimenti e anche questa disponibilità manifestata dalle autorità, voi possiate quanto prima entrare in servizio, è l'augurio che vi faccio. Grazie Francesco, saluta tutti gli altri. Grazie Paolo. Ci risentiremo, ciao, quanto prima. Grazie a Francesco Manzoni. Vince, c'è un ospite importante, giusto? Io ogni tanto mi perdo e non ci fate caso. Saluto il mio amico Alessandro, che ci sta guardando. Io ho promesso che lo salutavo. Alessandro Gennarelli, un abbraccio grande a te.
Tra un po' lo chiamiamo, tra un po' lo chiamiamo il nostro prossimo ospite, ma secondo me dal video che sto per lanciarvi capite, no? L'aria natalizia, lui è uno dei più grandi maestri, forgia statuine, vi dico solo questo, quindi guardate un po' questo servizio e capite di chi sto parlando. Quello che faccio sempre è attualizzare il presepe con i fatti di cronaca e non solo di quello che succedono nel mondo. L'idea nasce da mettere queste lanterne verdi sul presepe napoletano proprio per il caso che se ne sta parlando tanto della Polonia e Bielorussia, di tutti questi rifugiati che diciamo stanno scappando e diciamo stanno trovando rifugio grazie a queste lanterne verdi, e io ho ritenuto un'idea bella metterle sul presepe napoletano perché comunque anche la Sacra Famiglia scappò all'epoca, che poi trovo rifugio in una capanna, e io ho arricchito questa capanna con le lanterne verdi, il rifugio di Gesù Bambino. Mi faceva piacere questo messaggio che ho lanciato con questo presepe con le lanterne verdi, e spero che tutti gli artigiani di San Gregorio Armino mettino una lanterna verde su un presepe in ogni bottega. Avete fatto bene a tenere alta l'attenzione, sì, alzare la guardia, proprio all'inizio di San Gregorio Armino, almeno la strada dei presepi del Natale, e ci siamo incrociati proprio con il centro vaccinale. Il centro vaccinale. Ecco, è questa la sua intenzione, il suo messaggio. È certo, di tenere sempre alta l'attenzione su quello che magari vaccinandoci, usando tutte le precauzioni. Qual è il personaggio che adesso si porta? Ma quest'anno, vabbè, come chicche nuove ho preparato Raffaella Carrà, scomparsa quest'anno, poi c'è Maradona che oramai è diventato un souvenir importante per tutti i turisti che arrivano a Napoli, e poi c'è Damiano De Maneskin, il gruppo musicale che sta andando fortissimo, non vi nascondo, ci sono tante richieste, è molto gettonato, i teenager che li seguono sono tanti, e io ho accontentato tanti proprio con la statuina di Damiano con la sua tuta tutta particolare. Lei da dove viene? Cadore. Ah, è venuto direttamente per farsi la foto con la... Sa il significato? Di no, non so il significato, cos'è? Questo porta fortuna. Ah, bene, bene, lo? Ho scartellato. Sì, un po' gobbo, ho sgraziato, però porta davvero porta fortuna. Bene, bene. Quindi voi venite da... Cadore. Cadore. Cortina. Vicino Cortina, Auronzo di Cadore. Che cosa vi ha portato qua? Veniamo giù ogni anno. Perché è bellissima a Napoli. Lo scartellato, abbiamo detto, quello là un po' sgraziato, un po' curvo, un po' gobbo. A nord come si dice? A nord? Un disgrazio. Ah, un po' disgraziato. Vabbè. Tra Pino Daniele, Maradona e San Gennaro, chi è quello più richiesto? Maradona, quindi San Diego Maradona, quello più richiesto, anche più di San Gennaro e Pino Daniele. Sì, Maradona di più. Ma sono i napoletani che vengono ad acquistare l'effigie di Maradona oppure anche turisti che vengono da anche l'estero? Turisti, sì. Diciamo che questa è un po' la fabbrica di Babbo Natale. Qui in questo periodo veramente si va a 100 all'ora e si cerca di mettere a punto tutte le commesse che ci sono state fatte negli ultimi periodi. Ce ne sono strane, stranissime, ma noi cerchiamo di accontentare tutti. Ma Napoli vince lo scudetto quest'anno? San Gregorio Armeno, chi almeno una volta in questo paese non l'ha visitata? Milioni di visitatori, fermo ovviamente durante il periodo del lockdown dell'anno scorso, è ritornata a vivere proprio in questi mesi, istituzioni particolari, ordinanze sindacali che hanno stabilito un senso unico. San Gregorio Armeno è tornato a vivere, il ponte di ogni santi da tutto esaurito, insomma davvero una splendida esperienza con tanti maestri di arte presepiale che da decenni, da generazioni oserei dire, si formano, si sono formati e hanno portato avanti questa grande tradizione del presepe. Noi stiamo provando a rintracciare uno dei nostri amici, uno dei grandi maestri che evidentemente sta avendo qualche problema perché c'è tanta gente, ci dicono, mentre proviamo ancora dalla regia a rintracciarlo. Vincenzo, abbiamo per i nostri ascoltatori un altro pezzo di... Sì. Eccoci,
ce l'abbiamo fatta. Maestro, ecco, ciao. Jenny Di Virgilio, come stai? Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Ciao, abbiamo tutto provato bene a contattarti via Skype perché volevo farvi venire a parlare, però... Lo so, solamente ci sono problemi forse con la linea perché è mal tempo e quindi... Ma soprattutto c'è tanta gente, no Jenny? Sì, quando ci siamo visti in questi giorni, è quella la cosa che tu... da maestro, da decenni, da generazioni ovviamente fai quello che fai in maniera meravigliosa, è tornata la gente, questo è il dato positivo, sì, di San Gregorio. Questa è la nostra vittoria perché comunque passando quel periodo un po' grigio, come lo voglio ricordare, oggi la nostra vita sta di nuovo ritornando a brillare, ecco. San Gregorio Armeno è viva di gente, veramente tutti i giorni. Possiamo dire che siamo nel pieno del weekend, prima si aspettava il fine settimana, invece adesso il weekend inizia dal lunedì. E ogni giorno, Jenny, stiamo subito mostrando, sto mostrando ai miei telespettatori, Vincenzo mi ridai l'immagine splendida, no? Abbiamo ricordato all'inizio di questa trasmissione la grande maestra, no? Molto legata a Napoli, che era Lina Wertmüller, che proprio in queste ore è scomparsa. La mia subito... una delle mie affezionate. Pensa che quando veniva a Napoli si faceva subito una tappa da me, già il primo giorno che atterrava a Napoli. Io negli anni che ho fatto un bel presepe a Roma e lei era molto legata a noi, a Napoli, amava le nostre tradizioni, amava la città, veramente una grande donna. Una grande donna, una grande perdita per tutto il cinema italiano e Napoli, che veramente aveva nel cuore con quelle frasi splendide che definivano la nostra città una perla antica, no? Come ha sempre detto. Vero. Jenny, non manca nulla, in questi anni ci hai deliziato tra le tante apparizioni, ormai sei ricercato un po' dappertutto, sono riuscito davvero a beccarti qualche minuto perché ci siamo incontrati nei scorsi giorni, ho approfittato anche io di un momento un po' di impasse per venire ovviamente a vedere questa splendida strada che ormai fa parte della tradizione. Dicevo all'inizio della telefonata, chi non è passato da San Gregorio Armeno, Jenny, forse non sa davvero quale sia la grande tradizione del presepio di Napoli, no? Sì, no, ma guarda, poche persone. Chi non è passato per San Gregorio vuol dire che a Napoli non ha visto quello che doveva vedere. È una, per me è una tappa obbligatoria, non perché la vivo e sto quasi 15 ore al giorno, ma tutta la gente, i turisti che arrivano dall'estero, dal nord Italia, dal mondo... come arrivano in albergo, credimi, la prima tappa che fanno il centro storico e vengono a San Gregorio. La cosa bella è che restano tutti affascinati, anche perché poi San Gregorio ha un'atmosfera magica, c'è quelle luci, i banchetti, le botteghe, ognuna caratterizzata in un modo, poi si respira la vera arte napoletana del presepe. Beh. Poi ovviamente con me, che io sono sempre brillante, un vulcano in eruzione, faccio sì che San Gregorio sempre in prima linea, in vetrina, e con i nazionali, TG, trasmissioni, io porto San Gregorio a carattere nazionale. E poi questo è importante anche perché tutti i bottegai qui devono lavorare e quindi quei passaggi importanti che io tramite per le trasmissioni nazionali fanno sì che portano beneficio a tutti. Sicuramente, come si dice in gergo, ci metti la faccia, ci metti la tua grande arte, ma è un movimento che veramente crei in maniera oggettiva per tutti. Molti ti fanno i complimenti, maestro, io passo sempre ma non riesco mai a trovarti. Ragazzi, lo trovate lì. Se Jenny Di Virgilio non c'è nella sua bottega è perché sta facendo qualche intervista, come in questo momento, perché ecco, la bellezza è pure quella, no Jenny? Vivi davvero... sempre lì, no? Praticamente sì, no, ma poi la mia giornata veramente non ha programma, è tutta live. Cioè, io veramente riesco ad affrontare la giornata alla grande, sempre col sorriso, perché poi lo trasmetto e poi ti ripeto, sono un vulcano, non mi fermo, vado sempre a 300 all'ora. Jenny, molti dei miei ascoltatori che ti stanno salutando, maestro, sei un grande pezzo di Napoli, penso che questo sia Federico che ti saluta e ti abbraccia. Abbraccio. Ho visto la tua trasmissione, la tua partecipazione a Rai. Dove sei stato, Jenny? In Rai, giusto? Sì, qualche giorno fa? Domenica sono stato due giorni con Simone Ventura e Paro Aperego, perché abbiamo fatto la trasmissione citofonata Rai 2. Poi, vabbè, gli ho portato uno splendido presepe, le statuine sia a Simona che a Paro Aperego, che hanno apprezzato tanto. Voglio ridire. Poi, vabbè,
Poi vabbè, l'8 dicembre da me qua era un via vai di telecamere di Rai, Mediaset, veramente era un continuo, però sempre cose importanti, perché a me interessa, viene caratterizzato nel mondo. La cosa importante è che noi, essendo eccellenze, abbiamo le perle importanti della nostra città, le dobbiamo mettere comunque in primo piano a livello internazionale. Questo è il mio scopo. Vero, il senso giusto è quello, e tutti l'hanno capito. Veramente decine di messaggi per te che ti salutano, dicono: maestro, senza di te San Gregorio almeno non sarebbe la stessa, perché veramente una Jenny, ovviamente quello che è stato negli ultimi anni questo tuo inventarti, oserei dire tra virgolette, tutti i personaggi, no, che poi di volta in volta, a secondo dell'attualità, tu aggiungi, però non tolgono assolutamente, come dicevamo all'inizio di questa chiacchierata, il vero valore del presepe napoletano che tu da generazioni tramandi, no? Infatti a me sono 4 generazioni che la mia famiglia di Virgilio portiamo avanti con successo e tanto amore il presepe classico napoletano, il classico ispirato a quelli del 700 napoletano. Poi io mi diverto tanto ogni tanto a creare queste statuine di attualità che in un certo qual modo, mentre le modello e le dipingo, mi diverto pure, e poi le metto in prima fila, perché poi da me fuori è diventato l'angolo dell'attualità, si può dire che ha più foto l'angolo dell'attualità di Fontana di Trevi. Verissimo, questa è la tua particolarità. Siamo nel frattempo, stanno scorrendo le immagini di tutto quello che e anche in questo periodo c'è stata questa ordinanza sindacale, no Jenny? Molti me lo chiedono, penso che siano degli ascoltatori che devono venire da Roma. Sì ragazzi, c'è questa ordinanza sindacale che ha istituito un senso unico, perché immaginerete che proprio in queste settimane non è facile regolare l'afflusso, no Jenny? Quindi bravo, cioè, centro studio in queste settimane veramente è caldissimo di sette, quindi il comune ha instaurato proprio questo senso unico pedonale su San Gregorio, almeno, che funziona bene. Uno, perché comunque la gente riesce a camminare in un certo qual modo bene, e due, perché poi non si fa quell'accalcamento e la gente comunque nelle botteghe può entrare tranquillamente ad acquistare. Ecco, quindi sicuramente un modo per ordinare quello che è il grande movimento che ci sarà da qui a Natale e oltre. Maestro, grazie, perché io sento il vociare, quindi immagino che ti sei veramente ritagliato e l'hai fatto per me, per la mia trasmissione, un momento, grazie di cuore, grazie, e grazie per la tua arte, per me. Sei grazie davvero un pezzo grande di Napoli e napoletanità, è il più bel complimento che credo ti posso fare io, grazie, da amico, da addetto ai lavori e da tutti quelli che ti seguono. Mi riempi il cuore, veramente. Grazie. Ti abbraccio forte. A presto, Jenny di Virgilio. Grazie, a presto maestro. Buona serata a tutti. Buona serata e buon weekend ancora. Una bella canzone per festeggiare il maestro di Virgilio e tutta l'aria di Natale. Vincenzo me la comincia a far sentire in sottofondo, una musichetta, la sentite? Erano gli anni miei, che sono un po' più anta. Splendida, meravigliosa, George Michael, che davvero ovunque sentiva questa canzone e ci faceva vibrare. Last Christmas, state lì e torniamo con voi, perché davvero ricordi meravigliosi di questa canzone, di questo grande gruppo, scioltosi ovviamente perché George Michael è mancato più di 15 anni fa, un grande davvero artista che troppo presto ci ha lasciato, come i tanti della storia e che hanno fatto la storia della musica internazionale, Freddie Mercury, John Lennon e tanti altri davvero immortali. 19:13, Radio Latte e Miele Italia, ancora con me, con In Primo Piano, per salutarci in questo fine settimana del 10 dicembre, perdonatemi, a volte si perde il conto, in piena aria natalizia, ci siamo anche noi, vi porteremo a braccio fino alle feste di Natale, poi ovviamente ci prenderemo anche noi un momento per stare con i nostri affetti, ma la musica e la programmazione di Latte e Miele Italia non vi lascia mai soli. Una bella puntata, tanti messaggi che sono arrivati in privato, però mi scrivete, ragazzi, c'è questo numero che ogni tanto Vincenzo Pardo dalla regia manda, quindi dovete scrivere lì, perché a volte mi arrivano messaggi in privato che non riesco a fare. C'è il nostro prossimo ospite, lo stiamo chiamando nel frattempo. Allora Vincenzo, facciamo una cosa, perché è un bell'ospite, stasera è una bella puntata, sono molto contento di averli presi
e tra un po' arriverà davvero una persona meravigliosa, un'istituzione tra l'altro di questa meravigliosa città. Io lo presento lanciando questo video, guardate. Io sono certo che Alba è arrivata per me e che le nostre vite già erano unite da un destino, quindi io ci credo fermamente che eravamo già nati per essere insieme. Sono Luca e sono un papà. Io sono entrato in seminario a 25 anni. Sono entrato in seminario perché sentivo forte il desiderio di dedicare la mia vita agli altri. In realtà è successo qualcosa che poi ha cambiato questa strada. Mi innamoro di questo ragazzo, vengo corrisposto, decido di lasciare il seminario e di andare a convivere con lui. Io sono stato con Edoardo quasi 11 anni. Molte scelte importanti le abbiamo fatte insieme e anche la nascita di A Ruota Libera, che è l'associazione che si occupa di disabilità e che oggi a Napoli è molto importante, è una scelta che abbiamo condiviso. Io ho una serie di comunità per ragazzi adulti disabili, ho una casa famiglia per bambini con gravi malformazioni o grave disabilità anche in stato terminale, è l'unica in tutto il sud Italia, che accoglie appunto bambini che vengono lasciati in ospedale al momento della nascita dai genitori perché non riescono a portare, a sostenere questa tragedia, o sono bambini che il tribunale è costretto ad allontanare dalle famiglie di origine perché non vengono curati. La mia storia è finita e il mio desiderio di paternità no. Era fortissimo e io credo che la paternità esiste perché è innata in alcuni di noi, perché come la maternità non è da tutti, anche la paternità non è da tutti, esiste ed è come un orologio biologico. Io questo lo sentivo fortemente e ho fatto l'iscrizione al registro dei single per gli affidi, non per l'adozione, perché in Italia noi single non possiamo adottare. Mi è arrivata una telefonata a luglio 2017 che mi proponeva un neonato di 30 giorni con la sindrome di Down che era stato rifiutato da un certo numero di famiglie. Quando ho visto Alba per la prima volta mi sono sentito padre, l'ho presa per le vacanze perché era luglio, poi a settembre, superato questo primo step che era andato molto bene, i giudici hanno continuato ad affidarmi Alba e ho iniziato un percorso di valutazione con i servizi sociali e con la psicologa, fino a quando io ho potuto, superati questi incontri che sono andati positivi, le relazioni erano positive, io ho potuto fare la richiesta di adozione speciale perché Alba è una bambina disabile e io ero un single che l'aveva presa in affido. La società vede la disabilità come una menomazione, come un fallimento, come qualcosa da vedere nell'altro e dire meno male che non è successo a me. Allora per me la disabilità invece è ricchezza ed è qualcosa di diverso e a volte il diverso ci fa paura, ma nello stesso tempo però è pieno di potenzialità. Alba è una bambina piena di vita, con una gioia enorme di vivere e con la voglia di conoscere il mondo. Io sono convinto che se Alba potesse scegliere oggi di non nascere, avrebbe scelto di essere qui sicuramente. Io ho un grande rispetto per la madre di Alba. Nel momento in cui partorisci questa vita, comunque c'è qualcosa che ti lega e lasciarla andare in un attimo c'è di sofferenza, c'è. Allora io alla mamma di Alba la ringrazio perché lei ha partorito mia figlia e io ad Alba dirò sempre appunto che la madre l'ha amata così tanto perché sapeva che poi sarei andato io a prenderla. Bellissime, bellissime parole, soprattutto queste finali. Io sono sensibile, mi commuovo, non faccio il giornalista, sono un uomo come tutti e di fronte alla grandezza, davvero all'umanità di questa persona che, ripeto, avete capito che sto parlando dell'assessora Luca Trapanese, scrittore e oggi fieramente, io dico, assessore alle politiche sociali del comune di Napoli, che stiamo provando a rintracciare, ovviamente occupato perché
Ci sono, Paolo, ci sono. Poi gli arrivano magari mille telefonate di una persona che conosco in privato e che si adopera davvero in tutte le maniere a qualsiasi ora del giorno e della notte. Quindi evidentemente avrà avuto qualche telefonata, ma contiamo di rintracciarlo. Che facciamo, Vince? Mettiamo... si sta avvicinando il concerto del nostro Gigi, noi ci saremo ovviamente, siamo state una delle radio che abbiamo brandizzato questo meraviglioso concerto al Palapartenope, che aprirà con questa canzone. Forza Gigi! Vorrei dirti tante cose, ma sul viso queste lacrime mi fermano qui. E ti perdo tra la gente, non riesco più a raggiungerti. Chissà dove andrai, ma quale vita avrai, con chi mi ucciderai. Questa casa è una guerra di silenzi, una foto dice ancora che ci sei. Mille storie non potranno cancellarti, le tue mani sono ancora su di me. Le mie mani sono ancora su di te. Ma se soltanto poi tu fai così, io torno. Ma se soltanto poi tu fai così, io torno. Ritorno qua. Io che ti amo, te lo dico in faccia. Se nei tuoi occhi resta una mia traccia, un tuo sorriso mi sconvolge dentro, come una lama che trafigge al centro. Forse dovevi farmi andare via, magari accendere questa distanza. Sei necessaria la mia imperfezione, lo senti fuori sbatte ancora il mare. E adesso puoi decidere se soltanto fai così, io torno, io torno, ritorno. Maledetta quella notte che ti ho vista, in un attimo ha cambiato la realtà. La mia vita non è stata più la stessa, hai stravolto tutta la mia identità. Raccontato tutta un'altra verità. Ma se soltanto poi tu fai così, io torno. Ma se soltanto poi tu fai così, io torno. Ritorno. Io che ti amo, te lo dico in faccia. Se nei tuoi occhi resta una mia traccia, un tuo sorriso mi sconvolge dentro, come una lama che trafigge al centro. Forse dovevi farmi andare via, magari accendere questa distanza. Sei necessaria la mia imperfezione, lo senti fuori sbatte ancora il mare. E adesso puoi decidere se soltanto fai così, io torno, io torno, ritorno. Io torno, Gigi Finizio. Gigi Finizio che torna al Palapartenope tra qualche giorno. Perdonatemi, la voce ogni tanto va via. Io sto mangiando una caramella tra i denti. So che non si fa in diretta, ma lo faccio perché davvero la gola mi sta dando problemi con questa pioggia che non la smette assolutamente, incessante di cadere da almeno 20 giorni. E la dico in napoletano: ci avete secciato, eh? Sembriamo davvero una città del profondo nord, con tutto il rispetto. Sembriamo Pordenone. Quando ci sono stato una volta per lavoro, ha piovuto davvero per un mese intero, quindi Napoli non è più la città del sole. Anche in questi giorni giravano alcune vignette simpatiche sui social che dicevano proprio questo: da napoletani ci avete secciato. Noi stiamo ancora ovviamente provando a chiamare, avete visto il bellissimo video di Luca Trapanese, eccolo, finalmente lo vedo,
Lo vedo, ma non lo sento. Vincenzo, proviamo a ottimizzare il collegamento. C'è, ovviamente gli chiediamo... Assessore, ecco, noi ti vediamo storto però. Perfetto, eccoci. Come sta? Il ritorno audio... Assessore, tu mi senti ovviamente? Io ti sento. Eccoci, sì, eccoci certo. Adesso, benvenuto. Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali di Napoli. Benvenuto a Latte Mille Italia nel mio programma. Buonasera, grazie di questo invito. Grazie a te, mi permetto di darti del tu perché la persona meravigliosa che sei. Innanzitutto abbiamo mandato uno dei video che ha raccontato un po' la tua storia. Rappresenta davvero l'enorme umanità prima della carica istituzionale che da qualche settimana hai intrapreso per la nostra amata città. Abbiamo visto delle immagini bellissime che ogni volta che rivedo mi commuovono. Non ho problemi a dirlo. Che cosa è nella vita privata questa grande scelta che hai fatto qualche anno fa quando hai deciso che Alba entrasse nella tua vita? Parole bellissime, soprattutto nel finale del filmato. Alba aspettava te, vi aspettavate, no? Ti sei andata incontro a braccia aperte, assessore. Sì, allora, innanzitutto ci tengo sempre a dire che io non ho scelto. Alba è arrivata come arrivano tutti i figli. Io ho scelto di essere padre e ho scelto di essere padre di un bambino disabile non perché volevo fare una buona azione, ma perché la mia esperienza di vita, la mia formazione, il mio lavoro mi ha portato a conoscere la disabilità e quindi a non avere né paura della disabilità né ad essere impreparato. E ho fatto una richiesta al Tribunale di Napoli per avere un bambino disabile. Dopo 7 mesi da quella richiesta mi è stata data la possibilità di immaginare di poter essere padre di un neonato con la sindrome di Down. E, quindi io ho detto subito sì perché ero pronto, perché volevo essere padre e perché la sindrome di Down non mi spaventava come differenza, diciamo così, come diversità. L'hai sempre fatto nella tua vita, no? Durante la tua vita, prima di questa enorme carica istituzionale del quale siamo tutti fieri, lasciamelo dire, essendo stato anche alunno innanzitutto del professor Manfredi, ti ha dato veramente un compito meraviglioso e dico in maniera veramente campanilistica che non ci poteva essere persona migliore per questa città per fare questo ruolo. L'hai fatto perché, come hai detto, è una tua prerogativa di vita, le tante associazioni, il tuo cammino. Ho letto, sai, perché chi non ti conosce da tanti anni e quindi abbiamo un po' studiato in maniera davvero tenera la tua vita, no? Tutte queste esperienze che mi hanno anche in un certo senso accomunato. Una bellissima che ho vissuto e che tu hai raccontato parecchie volte nelle tante interviste, il treno di Lourdes, no? Quello dell'unità Alsi, che porta questi malati in questo luogo sacro, no? È un'esperienza che colpì anche me tante volte quando il mio papà mi ci portò. Da lì e da tante altre cose hai capito che Luca Trapanese andava verso questo mondo e doveva fare qualcosa per il mondo della disabilità. Beh sì, io sono capitato a Lourdes la prima volta dopo un momento molto faticoso della mia vita. Avevo 16 anni, avevo perso il mio migliore amico con un terribile tumore ed ero stato vicino a lui durante tutta la malattia fino alla fine. Quindi ero andato a Lourdes forse nel cercare quell'amico e ho ritrovato poi tanti amici che mi sono portato dietro fino ad oggi. Avevo 16 anni, ora ne ho 45, quindi puoi immaginare per quanto tempo. E quelle esperienze a Lourdes mi hanno cambiato, mi hanno formato e mi hanno accompagnato poi nelle scelte della vita, anche poi ad andare in India, in Africa, a lavorare con le persone disabili. Sicuramente Lourdes è stata una grande palestra. Io al di là, devo dire, al di là delle proprie esperienze, io lo consiglio a tutti i giovani. È una cosa indimenticabile da fare, è il luogo dove nascono le amicizie più belle, è il luogo dove si impara anche il valore della vita, che non è quella di essere perfetti. La vita è imperfetta, noi siamo imperfetti, non esiste la perfezione, ma si impara anche a capire che anche l'altro, che può sembrare difettato, che può sembrare inutile, che può sembrare una vita strana, ha un valore enorme poi nella nostra vita.
Le nostre imperfezioni è nato ed è un cammino, no? Dopo una prima pubblicazione che avevi fatto in un periodo particolare della tua vita, poi è nato quest'altro libro, anche sull'esperienza che hai vissuto dopo che Alba è entrata di diritto nella tua famiglia. Che cosa è le nostre imperfezioni? Che cosa racconti? È questo ipotetico, ovviamente, amore, no? Tra due persone in cui tu vuoi raccontare il senso che tu dai alla vita, al mondo della sofferenza. Sì, guarda, questo è un romanzo, è il mio primo romanzo. Io avevo voglia di scriverlo perché voglio innanzitutto di parlare dell'amore, ma anche del corpo imperfetto. Noi siamo oggi in una società che ci spinge a dei messaggi di perfezione. Dobbiamo avere la famiglia perfetta, il lavoro perfetto, la casa perfetta, il conto in banca perfetto. E non esiste. Nessuno ha questi standard. Non esiste la perfezione. Anzi, noi ai nostri figli dovremmo iniziare a dire: non siate perfetti, ma siate felici e non abbiate paura dei vostri difetti. Invece li spingiamo ad essere sempre più a correre sempre di più rispetto a un raggiungimento di obiettivi irraggiungibili. E con questo romanzo io volevo parlare proprio di questo, rilassiamoci, pensiamo alla nostra felicità, non pensiamo al corpo perfetto, che non lo raggiungeremo mai. Bello, bello, ovviamente io l'ho già letto e l'ho trovato splendido, quindi assessore hai anche una carriera da scrittore tra i tanti talenti che il buon Dio ti ha donato, quindi perché no, può essere tra i tanti, non so se troverai il tempo con questa patata bollente, andiamo subito, io voglio, però Vincenzo mi mandi quello spaccato di vita così concludiamo veramente perché so che nella enormità del fatto che tu hai deciso subito, ripeto, dopo che Alba è entrata nel tuo cuore, nella tua famiglia, hai deciso però di raccontare ogni volta sui social, no? Che oggi sono un grande mezzo di comunicazione, questi momenti, questi spaccati di vita. Ce n'è uno in particolare, io voglio mostrarlo a te e ai miei ascoltatori, guardate. Allora, stiamo facendo un discorso serio, è vero? Innanzitutto abbiamo iniziato proprio male, perché mentre parlavamo Alba ha buttato il ciuccio a terra. E si fa? Si fa o non si fa? Si butta il ciuccio a terra? No. Allora, diciamo che ti perdoniamo. Però ascoltami, Dopodomani arriva Babbo Natale e dovrebbe portare i regali ai bimbi buoni. Tu sei stata buona o sei stata cattiva? Se valutiamo il ciuccio, sei stata cattivissima. Alba dovrebbe trovare i regali sotto l'albero, è vero? Perché arriva Babbo Natale, brava! Arriva Babbo Natale il 24 notte, è vero? La notte di Natale. Sto Babbo Natale a te ti porta qualcosa, sì o no? No. No, dai, secondo me qualcosa te la porta. Qualcosina, piccola. Hai scritto la letterina? L'hai scritta la letterina? No? E come facciamo allora? Quindi gliel'hai detto a voce? Hai detto tutto a voce? No? Luca, bellissima. È anche molto protagonista, no? In questi video è di una tenerezza incredibile, davvero. Ed è anche molto comunicativa, no? Beh, a modo tuo, Alba ancora non parla e si capisce da sola. Però è bello. Tu hai detto una cosa, hai scelto di essere sui social. Io mi sono trovato sui social all'improvviso con una marea di persone che mi seguivano e ho capito che quello era uno strumento di raccontare innanzitutto della paternità anche da single e soprattutto poi di raccontare di una bambina con la sindrome Down che molto spesso la gente pensa che non ti possa rendere felice, invece i figli ti possono rendere felice anche quando sono imperfetti agli occhi degli altri. Di fronte a ste cose io resto assolutamente
senza parole. Chiudiamo questo bello spaccato di vita della tua umanità. Mettiamo subito i panni di questa bella patata bollente che hai voluto davvero con tanto onore accettare dal nostro sindaco, dal professor Manfredi. Ci sono stati dei momenti iniziali, davvero nell'insediamento di qualche settimana fa, assessore, in cui hai detto chiaramente: a volte sono da solo, non ci sono le persone, non ci sono le penne, non ho i mezzi, non ho gli strumenti. E non parliamo del passato, perché il passato è passato, quindi non vogliamo assolutamente fare dietrologia, ma la situazione è veramente critica, no Luca? Il tuo assessorato, che è così vasto e importante, ha bisogno davvero di risorse umane, no? Lo stai chiedendo. Guarda, guarda, innanzitutto quell'intervista che mi fecero era un po' a tranello, perché mi chiesero com'era la situazione, e io, poiché sono sincero, sempre lo sarò, dirò sempre la verità, non ho fatto altro che raccontare quello che stavo vivendo, ma non nella tragedia, perché siamo consapevoli che è un momento faticoso per Napoli. Certo. È per noi che abbiamo scelto poi di prenderci questo incarico, che per me è un incarico bellissimo al quale tengo molto, perché finalmente riesco a lavorare per la mia città come una missione, la vivo. Sicuramente è un momento faticoso, ma riusciamo a fare le cose. Io sono ancora solo, è arrivato qualcuno in segreteria con le nuove assunzioni, ma non abbiamo lo staff, ma questo non è un problema, perché ci sono dei volontari che mi aiutano, perché c'è una grande voglia, c'è quello che non è stato detto nell'articolo che io ho detto, che ci sono il personale, pochissimo, scarso personale nel comune che lavora tanto, ci sono i dirigenti, ci sono i funzionari, ci sono ne sono pochi, ma almeno per il mio assessorato sono eccellenti, ed è loro che portano avanti la baracca. Vero. Vero, vero, l'hai detto bene. Il sindaco e voi tutti della giunta state chiedendo ovviamente tutte queste risorse, innanzitutto umane, che speriamo con i fondi del PNRR possano arrivare anche per gestirli. Neo Napoli, l'Italia ha bisogno di ripartire con questa grande mole di denaro che la comunità europea. Mentre chiedo a Vincenzo di mandare un po' in sottofondo le parti in cui l'assessore Travanese si presentava nel video, Luca, ancora nello specifico della tua carica istituzionale, c'è stato proprio in queste ore uscita una sorta di prima mappa, no, dei quartieri, questo enorme gesto dei buoni spesa, no? Hai detto che ne avete ricevute tantissime di richieste, parliamo di quasi 17.000 domande, se non vado errato, e che partiranno già nei prossimi giorni, no? Nelle prossime settimane, perché il lavoro è stato fatto pur con pochi mezzi e con pochi uomini, come dicevi poc'anzi. E questo è un grande cosa, no? C'è una sorte quasi di mappa, senza alcun tipo di discriminazione assolutamente, di alcuni quartieri di questa città che soffrono e a cui andando tanti buoni, e altri un po' residenziali, tra virgolette, che magari ha accusato meno la pandemia. Aiuta a capire anche la situazione attuale della nostra città, è una situazione dove la povertà sta aumentando, ma come in tutta Italia, lo vediamo anche da tante persone che vivono nella strada e che è quasi diventato un problema da risolvere continuamente, ogni giorno. Ma attraverso questa misura noi abbiamo dato dei soldi proprio in tasca ai nostri cittadini, che potranno usufruire nei supermercati di fare le compre per Natale. Ma non è questa l'unica risorsa che noi daremo, la settimana prossima ci saranno altre opportunità, sempre economiche. Questi sono fondi che provengono dall'emergenza Covid, ma che in questo momento sono fondamentali, e io ci tengo tanto a dire questo, che viste le pochissime persone presenti al comune, stiamo facendo una... Io sono ancora qua e ci sarò ancora per molto tempo fino a stasera, perché stiamo lavorando con i volontari, con le persone con i pochi assunti che ha il comune, proprio per non perdere nemmeno un euro, altrimenti li dobbiamo restituire. E non mi sembra giusto. Ora dobbiamo dare ai cittadini quanto più soldi è possibile, perché è nel loro diritto. Assessore, decine di messaggi per lei, saluti, congratulazioni, davvero, come dicevo prima, non ci poteva essere assessore alle politiche sociali, Gianna, Francesco, Melania, tutti
tutti quelli che la salutano. Quale sarà, se c'è da dire per concludere la nostra chiacchierata, il prossimo passo di Luca Trapanese, assessore alle politiche sociali, oltre quello che dicevo? Beh, guarda, il prossimo passo è iniziare a fare l'assessore, cioè nel senso, noi adesso stiamo lavorando sulle emergenze, stiamo cercando di salvare le cose salvabili, ma aspettiamo una buona risposta. Il nostro sindaco è di una forza unica e di una grande volontà, tutta la giunta, quindi il mio prossimo passo è iniziare a lavorare sulla disabilità, sugli esclusi, emarginati, a cercare di creare non più attività di emergenza, ma attività strutturate, come risolvere il problema dei senza dimora. Ecco, come, infatti me lo stanno chiedendo in tanti. Assessore, Piazza Garibaldi, nonostante la food hall che ha aperto, solo lei può riuscire davvero a trovare una soluzione. Lo sappiamo, ma i cittadini devono avere pazienza, perché parliamo di persone. Beh. E togliere quelle persone da là non è semplice e non va fatto come se fossero dei pacchi, ma sono persone, quindi dobbiamo trovare delle soluzioni alternative che in questo momento non abbiamo fino in fondo. Quindi stiamo lavorando da un lato a garantire un decoro pubblico, perché è giusto che sia così, ma dall'altro lato a cercare di invogliare queste persone ad andare nei luoghi più adatti e a dare delle risposte più idonee. Quindi ci devono dare il tempo, ma noi stiamo lavorando tutti i giorni, quotidianamente, a cercare di dare delle risposte operative e durature. Questo è importante, non a risolvere il problema, ne siamo convinti, ma a dare nel tempo delle risposte durature. Ne siamo convinti e ci fidiamo di te, Luca, te lo dico davvero col cuore. Sì. Grazie di queste belle chiacchiere, sei ancora in ufficio, ti lascio al tuo lavoro, è meraviglioso. È davvero un assessore di venerdì sera alle 8 quasi, sei ancora lì, quindi questo dimostra che davvero siamo in buone mani, te lo ripeto. Grazie, grazie di cuore di questo tempo, io ti aspetto qualche volta qui magari in radio al centro direzionale. Ti lascio con una canzone bella che rappresenta un po' la tua storia, Esseri umani di Marco Mengoni, quanto c'è bisogno di essere ancora umani. Grazie assessore Luca Trapanese, grazie, a presto, grazie. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Marco Mengoni, l'amore ha vinto e vincerà. Grazie ancora a Luca Trapanese, al suo splendido esempio, e buon lavoro a tutta la giunta, davvero, davvero, perché ne abbiamo tutti bisogno. Siamo quasi nel finale, dopo questa bella puntata che spero vi sia piaciuta. Grazie dei tanti messaggi, ma io continuo a dire che mi scrivete, io vi saluto ovviamente, Antonella, Francesco, Simona,
da Roma, la mia cara amica Simona da Roma. Patrizia, un abbraccio a te, ancora al mio amico Alessandro che mi segue dal nord, hai detto che c'è il sole, hai ragione, sta piovendo a Napoli e al nord c'è il sole, quindi si è ribaltata un po' la situazione meteorologica. Prima di salutarvi io volevo, l'abbiamo fatto con la grande Lina Wertmüller, l'omaggio dovuto a questa grande maestra del cinema che ha amato Napoli, come ho detto. Adesso voglio ricordare, e sicuramente questo messaggio arriverà anche se non mi sta guardando, poi magari glielo faremo recapitare, a una donna che per me e per tutti quelli che hanno lavorato e che lavorano in questo mondo è stata molto importante. Io nelle mie varie esperienze radiofoniche, prima di approdare nella grande famiglia di Radio Latte Mille Italia da quasi un anno, sono stato in diverse emittenti. Una di queste è stata un mondo che mi si è aperto, perché ovviamente da giornalista, da amante della musica italiana internazionale, era un poco avvezzo alla musica non napoletana, perché sono napoletano e amo le canzoni, ma al genere neomelodico, trap. E c'è stata una radio, non me ne voglia il mio editore ovviamente, ma l'ha conosciuto, e quindi c'è stata questa grande emittente storica, Radio Studio M, che ancora dopo 40 anni in onda, che mi ha dato davvero la possibilità in diversi mesi di scoprire un mondo. E in settimana è venuta a mancare una delle due editrici, Susi Viscardi, una delle due editrici, le sorelle Viscardi, storiche del mondo della canzone napoletana, e purtroppo vinta da un brutto male ha lottato come una leonessa, e io la ricordo davvero con tanto affetto. Quindi questo messaggio arriverà ad Anna Maria. Lei amava molto le canzoni napoletane antiche. Io voglio dedicargli proprio a lei, a Susi e ad Anna Maria, se ci ascolterà e se arriverà questo messaggio a lei, questa canzone meravigliosa di Pino Mauro, Non da già perdere, un grande classico della canzone napoletana, rivista da Roberto Colella. Per te, Susi Viscardi. Ascolta. Dimmi come ci fa per non te perdere, dammi un cuore tu per te prega, non ho vire che hai morto d'amore, si me lasso non posso campare. Tu sei una freva che nessuno possa na, tu sei un fuoco che nessuno può studare, perché mi fai danna. Sì, dillo pure che tu soffri come a me, forse l'unica ragione che sta qua, c'è sta nate o saccio già. Salva, che sta bocca è soltanto la mia, e nessuno rimane sarra. Tu sei una freva che nessuno può sanare, tu sei un fuoco che nessuno può studare, perché mi fai dannare. Sì, dillo pure che tu soffri come a me, forse l'unica ragione che sta qua, c'è sta nate o saccia già. Mo che sto suono lentamente se ne va, non si stato mai più bello come mo, e si freddo come che. Questo è per tutte le volte che la cantavamo. Questo è per tutta la volta che la cantavamo nella versione di Pino Mauro che avete visto nel finale. Ovunque tu sia, buon viaggio, Susi Viscardi. E un grande abbraccio alla famiglia Viscardi, da tutti noi di Latte Miele Italia a Radio Studio M. Bene, abbiamo finito. Era doveroso fare questo finale. Grazie a tutti quelli che hanno scritto. Un abbraccio circolare
un abbraccio circolare, Paolo, è un abbraccio circolare a tutti voi amici, non vi nomino tutti, siete davvero in tanti che stasera avete scritto, quindi grazie davvero, che sia un buon weekend, speriamo non piovoso. Vincenzo, fai un po' da meteorologo, ci sarà una bella novità, editore, possiamo dirla, dalla settimana prossima il nostro palinsesto si arricchirà ovviamente delle news, del meteo, no? Degli spazi che andranno durante le nostre dirette live, che arricchiranno ancora di più l'informazione e tutto il nostro programma. Quindi ritorna domani Sara D'Onofrio con la sua top parade alle 11 e poi a seguire tutta la grande famiglia di Latte Miele Italia, che da lunedì per quest'altra settimana vi accompagnerà verso il Natale. Noi ci rivediamo venerdì prossimo. Grazie, ti ho fatto fare meno capriole stasera, un po' meno, ma qualcuna te la devo far fare, ma ormai ci sei abituato. Vincenzo Pardo in regia, grazie, grazie a Francesco Amendola sempre per il progetto che porta avanti con tanta passione, emozione e forza. Grazie a tutti voi per avermi seguito, buon venerdì sera, buon weekend e come al solito da Paolo Fusco, buona vita, a presto, ciao. Aspetto il giorno 16 e 17 dicembre al Teatro Palapartenope di Napoli con Io Torno. Siamo ritornati e non vedo l'ora di abbracciare. Ciao a tutti. Ma se soltanto poi tu fai così, io torno, ritorno qua. Io che ti amo, te lo dico in faccia, se nei tuoi occhi resta una mia traccia, un tuo sorriso mi sconvolge dentro, come una lama che trafigge al cielo.